Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati, ultima puntata in diretta per quest'anno di Punto a Capo, dedicata agli eventi, alle feste, agli appuntamenti che animeranno la prossima estate, che sta per arrivare anche ufficialmente con il solstizio. Cremona, come sempre, si presenta puntuale a questo appuntamento con tanti eventi, tante feste, di cui parliamo con i nostri ospiti. E allora vi presento subito Federico Medagliani, che è il presidente dell'Associazione Amici di Roby, che anche quest'anno dà appuntamento dal 4 al 7 luglio con il Tanta Roba Festival, arrivato alla quinta edizione, quindi un momento di grande musica e di grande convivialità lungo il lungo Po qui di Cremona, appuntamento che sarà preceduto come di consueto dalla Memorial Robitelli, tra poco ne parleremo. Poi abbiamo Eugenio Marchesi, che come presidente dell'associazione Botteghe Centro di Cremona, certo. Ecco, e beh, quest'anno dà l'appuntamento come sempre con i giovedì d'estate, arrivati alla 21esima sì, edizione, più o meno, non mi ricordo, più o meno, ne contiamo però... l'ora dopo i 20 dopo, ormai. No, sì. Allora, i giovedì d'estate per tutto luglio, ma attenzione, perché anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, credo di ricordare, a proposito di date, arriva l'appuntamento con StraDJ, quindi in piazza Stradivari il 27 giugno, insomma con tante sorprese. Terzo ospite collegato via Skype, Sol Capasso, buonasera, presidente dell'Associazione Latinoamericana di Cremona, perché anche quest'anno l'associazione, che pensate, è nata a Cremona, credo di ricordare, nel 1991, quindi bagna il naso a tutti voi, giusto per... L'associazione anche quest'anno propone una festa che ruota attorno alle specialità culinarie, credo di poter dire, sudamericane. Fiestas Latinas de Verano, che è iniziata già domenica scorsa, 9 giugno, e andrà avanti poi per, fino al 21 luglio. E tra l'altro ogni serata, ogni domenica sera, è caratterizzata da una cucina di un paese sudamericano, è così? Sì, anche di diverse regioni, per esempio anche il Messico, che è Centro America, e le feste del Caribe, che sono anche centroamericane. Qualcuno dice anche che il Messico è Nord America, ma questione geografica. Dipende, abbiamo avuto un dibattito anche noi, vedi che... perché a scuola abbiamo imparato diverse cose, dipende se geograficamente o geopoliticamente parlando. Giusto, giusto, però a volte ce lo dimentichiamo che il Messico è molto più a nord di quanto non si pensi in realtà. E allora, questi sono i nostri appuntamenti di cui parliamo oggi, e iniziamo subito con i giovedì d'estate, anche perché ufficialmente non sono ancora stati presentati, quindi Eugenio Marchesi ci devi dare un po' qualche anticipazione. Intanto cominciamo con la StraDJ il 27 giugno, questo appuntamento incredibile, bellissimo, seguitissimo, con tanta musica e tante sorprese. Quest'anno, eccolo qui, lo vediamo, già lo si può capire da questa prima immagine, diciamo c'è un tema centrale. Sì, sarà una serata spaziale. Ecco, guardate questa che bella! Ricordiamo lo sbarco sulla Luna, che è stato 50 anni fa, il 21 luglio del certo. 69. Quest'anno... Dove eri tu? Eri già nato? Sì. L'ho visto in diretta. Te lo ricordi? Me lo ricordo. Ah sì, quindi sì, questi televisori un po'... Sì, bianco così, e nero, queste riprese si un po' strane. Si intravedeva qualche ombra, sì. Di la verità. Quindi ti ricordi un momento tutti lì davanti al televisore? Anche sì, perché ho poi questo penso... ricordo vago, però sì, ce l'ho. Mi ricordo anche che presentava... Tito Stagno, bravo. Sì, sì, Tito Stagno, che poi ci fu il battibecco con Ruggero Orlando, che invece era negli Stati Uniti, non ha toccato, insomma, questa cosa verrà rievocata nelle prossime ma settimane. Ma saranno andati veramente sulla Luna. No, hanno ricostruito tutto negli studi di Hollywood. Mamma mia, che bella roba. Eh no, io avevo solo, dunque, avevo solo 2 anni, quindi no, no, mi io spiace. Ne ho qualcuno in più, purtroppo. Sì. Vabbè. Oh, guardate qui che bella questa immagine qui, questa sono le immagini riferite all'ultimo edizione, quella del 2018, dicevamo che la StraDJ è arrivata, se non ho contato male, al quarto anno consecutivo, e insomma, ragazzi, è una grande festa in piazza Stradivari, insomma, lo si capisce anche da queste immagini, animata naturalmente, qui lo vediamo, insomma, tantissimo. Chi sarà l'ospite quest'anno? Ce lo puoi... Sì, però se posso, prima volevo dire due cose. Vai. Riguardo alla StraDJ. Strategia è nata 4 anni fa da un'idea di Andrea, che aveva voglia di portare in un locale i DJ cremonesi. Allora, contemporaneamente, io poi sono stato eletto presidente delle botteghe, mi ha detto: ma perché non facciamo una festa in piazza, che dovrebbe essere una grande cosa?
E allora è stato un grande successo. Poi tutti gli anni abbiamo cercato di alzare l'asticella con ospiti sempre diversi. Primo anno solo Albertino Rudy Zerbi, poi è arrivato Linus e poi l'anno scorso il DJ Time. Quest'anno abbiamo voluto riportare al centro Cremone, abbiamo voluto riportare al centro i DJ cremonesi, perché era giusto ritornare a dare loro una visibilità che se fossimo andati avanti in questo modo pian piano l'avrebbero persa. Quindi quest'anno è una serata dedicata ancora prevalentemente a loro. Musica di tutti gli anni, musica da ballare, musica in piazza, e spero che la gente come al solito arrivi numerosa e che si diverta e che balli volentieri. Allora, tra poco vedremo anche l'ospite di quest'anno. Adesso però abbiamo un minuto ufficiale, un video ufficiale, un minuto che ci consente anche con la musica di entrare nell'atmosfera della Stra DJ. Vediamo. Avete già capito, insomma. Quindi giovedì 27, mi raccomando, segnate, perché Stra DJ è assolutamente da vivere. E quindi dicevamo... Mi viene in mente, vedendo questo video, che comunque la serata inizia con 13 DJ set nei bar all'aperitivo di tutto il centro quindi di Cremona. Quindi non solo Piazza Stradivari, infatti, ma l'abbiamo anche vista, certo. È diffusa, inizia in anticipo. Inizia in anticipo, poi anche quella sera ci sarà Largo Bocconcino, che per noi è ormai Largo Bocconcino, dove la gente può venire a mangiare un boccone chilometro zero di altissima qualità come tutti gli anni, e poi parte la Stra DJ. Come avevo detto, quest'anno il tema è lo sbarco sulla Luna, per cui Stra DJ spaziale. Quindi abbiamo già detto nell'anticipazione Mina con Tintarella di Luna, Tognazzi. Ci sono dei riferimenti, diciamo, cremonesi nei confronti della Luna, appunto Tintarella di Luna di Mina, il film di Ugo Tognazzi con Totò. Quindi non è un caso parlare di Luna. E l'ospite quest'anno chi sarà? Saturnino. Ah, grande! Grande musicista di Giovanotti. Il bassista di Giovanotti, che per noi in anteprima al Giova Beach Party, che quest'anno è uno dei più grandi eventi. Ho guardato l'altra sera quanto costano i biglietti, e, va bene, però... Abbiamo Saturnino da noi. Quindi se non potete permettervi il Giova Beach, c'è Saturnino qui in Piazza 3. Saturnino da noi, che si esibirà in un live al violino elettronico, al basso elettronico, alle tastiere Andrea Michele. Benissimo. Allora, Saturnino, questo sarà l'ospite speciale della Stra DJ 27 giugno. Insomma, tutto ruota attorno dunque ai pianeti, verrebbe da dire. Tra poco parleremo anche dei giovedì d'estate. Adesso invece torniamo alla Fiestas Latinas de Verano. Allora, cominciata, come dicevamo, il 9 giugno con la festa andina, e poi il 16 giugno si prosegue con la festa caraibica. Cito anche le successive: 23 giugno festa dell'integrazione, 30 giugno festa brasiliana, 7 luglio festa argentina, e 14 luglio festa messicana, e poi il 21 luglio la festa di chiusura, tutte in via Gioconda 3, sede dell'Associazione Latinoamericana, ingresso riservato ai soci dalle 19 alle 24. Ecco, tutte feste, dicevamo, Capasso, caratterizzate da... Da cucina tipica latinoamericana, e ognuna dedicata alla regione o al paese che hai appena nominato, e poi anche musica dal vivo con gruppi ospiti che vengono da diverse parti dell'Italia. Ecco, insomma, in tutte queste c'è, come dicevamo, anche questa festa dell'integrazione, che poi è una parola, insomma, che ovviamente contamina un po' tutta la manifestazione. No? Voi portate avanti questa manifestazione da tanti anni proprio con questo obiettivo, insomma, no? L'integrazione alla fine, far conoscere e apprezzare sempre di più il Sud America.
Sì, esattamente, tutta Latinoamerica. E questo è lo scopo delle feste e devo dire che negli ultimi anni soprattutto abbiamo avuto dei risultati molto positivi perché si sono avvicinate persone non solo di Latinoamerica, che ovviamente si spera, ma anche tantissimi italiani e di altre parti del mondo che abitano attualmente a Cremona, perché Cremona è una città che è veramente interculturale. E quindi la parola anche integrazione si riferisce sia a questo aspetto ma anche a un'idea di integrazione fra tutti i paesi latinoamericani, quindi una festa anche che festeggia questa unità che abbiamo tra i popoli. Beh certo, indubbiamente. Marchesi, cosa conosci di questa festa oppure del Centro Sud America? Io conosco poco di questa cultura, sì, per quello che possiamo conoscere certo. Tutti, però sono paesi che non ho mai visitato, quindi non li conosco. Però volevo chiedere, chiunque può venire quella sera a cena, quindi sperimentare la cucina? È aperta a tutti? Sì. È aperta a tutti, però con il prerogativo che siano soci, perché le feste che realizzano le associazioni devono essere anche fatte in queste modalità per i soci, quindi noi abbiamo creato una promozione che è proprio feste estive, in cui si può fare la tessera sia online sia all'ingresso, e costa 5 euro per tutta la stagione estiva, però sì, è aperta a tutti, non c'è nessun tipo di limite. Ce la possiamo fare, tra poco parleremo un po' di cucina, allora approfitteremo della tua presenza per... va bene. Oh, allora, adesso invece parliamo di un evento che è stato presentato ufficialmente pochissimi giorni fa, il Memorial Robitelli con la Classic Street Bowl e poi il Tanta Roba Festival. Sono due eventi, uno nel prossimo weekend, quindi da venerdì 21 a domenica 23 giugno, eccolo qua, ci sono vari tornei, anzi quest'anno medagliani, ci sono anche delle novità, no? Sì, quest'anno ci sono delle novità, innanzitutto questi due eventi a partire dall'anno scorso abbiamo deciso di separarli per una questione di sopravvivenza. Anche dato vostra, soprattutto nostra. È una faticaccia per gli organizzatori. Assolutamente, fortunatamente abbiamo un numero molto elevato di volontari e sì. Quindi ci si riesce a dividere un po' le fatiche, però rimane il fatto che è un impegno certo. Non indifferente. Questa è la presentazione ufficiale l'altro giorno in comune, tra l'altro con il sindaco alla prima uscita dopo le elezioni, ho letto. Il sindaco era la prima uscita dopo le elezioni e in realtà con il sindaco abbiamo firmato anche un protocollo di intesa che è stata l'ultima cosa firmata del precedente mandato, quindi c'è evidente... La prima e l'ultima, anzi l'ultima è la prima, bene porterà bene, speriamo. E quindi avete presentato appunto questa nuova edizione, da qualche anno avete separato i due eventi, il primo evento è quello sportivo, dicevamo esatto. Delle novità. Sì, esatto, oltre al torneo cestistico che è stato quello che comunque ha sempre caratterizzato il Memorial Robitelli, quest'anno abbiamo provato un esperimento di ampliarlo ad altri sport. Siamo partiti con la cosa che probabilmente è più similare al 3 contro 3, che è la versione un po' estiva del basket. Allora ci siamo rivolti al beach volley. Ecco, sì. Tra l'altro abbiamo trovato un'associazione, un gruppo di ragazzi del Tortuga Experience che sono un po' più formati sì. E dentro questo mondo, perché io non conosco neanche le regole, quindi abbiamo dovuto andare a discutere con esperti e alla fine hanno fatto un bellissimo lavoro di promozione, cioè il torneo è andato sold out, ci sono più di 150 iscritti, insomma sarà un'altra grande bella festa di sport. Quindi insomma basket, beach volley, tradizionali tornei di vari tipi, il beach volley tra l'altro a Cremona Arena. Esattamente, c'è questa bellissima struttura aperta, se non sbaglio, lo scorso anno. E direi che è un modo bellissimo da sfruttare. Ecco, anche vediamo che c'è anche un bel filmato che riguarda appunto questo torneo, no? Questo memorial, che possiamo anche vedere, mentre ricordiamo che l'associazione Gli Amici di Roby, di cui Federico Medagliani è presidente, è nata appunto per ricordare Roberto Telli, un giovane fisioterapista sportivo scomparso prematuramente nel gennaio del 2008. Sono tante le iniziative che voi organizzate, ovviamente tutte con un obiettivo ben preciso.
Sì, alla fine tutto quello che viene fatto dall'associazione Gli Amici di Roby è legato al mondo della solidarietà o comunque per cercare di offrire verso il pubblico, verso la cittadinanza, momenti di aggregazione, perché fondamentalmente l'associazione nasce per questo. Ci è venuto a mancare un pilastro, un qualcosa che per noi significava amicizia, allora cerchiamo in tutti i modi di creare spazi dove queste amicizie si possano rinsaldare o costruirne di nuove. Guardando questo filmato, all'interno del campetto che adesso si chiama Roberto Telli si può individuare molto questa cosa, il concetto di sportività, il concetto di aggregazione, di goliardia anche. Beh, certo, traspare proprio una bellissima atmosfera di grande divertimento e partecipazione. Esatto, poi c'è anche il contesto sociale attraverso l'esibizione di Baskin e altre esibizioni che avremo comunque anche quest'anno. E poi però c'è anche della competitività, perché i vincitori dello scorso anno, il Team Cobran, ha vinto poi lo scudetto e quindi possiamo dire che il Memoria Roby Telli è campione d'Italia. avete portato bene. E tra l'altro l'anno scorso, se non interpreto male, dunque avevate tre progetti ben precisi con la Tartaruga, futura associazione Onlus e il progetto Disability promosso dalla Compagnia delle Griglie. Esattamente, abbiamo seguito questi tre progetti, tutti di matrice fondamentalmente cremonese, che si occupavano tra l'altro di vari aspetti, dalla disabilità alla malattia. Comunque abbiamo individuato in queste altre associazioni persone meritevoli di un aiuto economico. Quindi ovviamente Poi voi raccogliete appunto ovviamente tutto quello che raccogliete attraverso queste manifestazioni, poi diciamo c'è un momento in cui tutti questi finanziamenti diciamo vengono devoluti, c'è, a questa associazione. C'è una restituzione, cerchiamo di restituire la società. A Natale? A Natale sì, perché siamo tutti più buoni. Beh, certo. No, perché è il momento dove siamo un po' più tranquilli, allora tiriamo un po' le somme. Oh, tra l'altro la regia già ci stava mostrando l'altra manifestazione, appunto dal 4 al 7 luglio, la quinta edizione del Tanta Roba Festival, anche lì avete visto tantissima musica nel parco lungo Po Europa. Beh, insomma, eventi seguitissimi, questa è la locandina di quest'anno, 4, 5, 6, 7 luglio, ingresso gratuito, per vedere cosa? Di tutto? Tanto, si può vedere tanto. Io ogni volta che vedo la locandina mi spavento perché mi accorgo della complessità dell'offerta musicale. La cosa che mi piace ricordare è che ci sono artisti di caratura nazionale e internazionale, ma ci sono anche artisti emergenti, artisti locali, ci sono tanti DJ set dei DJ di strati vari, quindi c'è anche una forte correlazione tra i vari eventi. Alla fine Cremona è una città piccola, però che funziona molto bene nelle collaborazioni, e è bello poter pensare che ci sia un programma così fitto di manifestazioni per avere un'estate veramente importante. Ma è proprio quello importante, infatti, che vogliamo mettere in evidenza noi questa sera con questa nostra trasmissione, no? Far vedere proprio lo spirito che coinvolge veramente tantissimi, dall'amministrazione comunale alle tante associazioni, perché per poi dar vita, creare questi eventi che animano la città di Cremona. Allora, quest'anno tra l'altro durante il Tanta Roba Festival ci sarà anche il Cactus Stage, il palco posto in riva al fiume sul quale si alterneranno vari artisti, sui nomi sorvogliamo perché sono veramente tantissimi. E poi c'è il Tanta Roba Market, il Tanta Roba Food, perché ovviamente è possibile naturalmente ascoltare buona musica ma anche mangiare. Sì, abbiamo portato in zona Po anche uno street food con, vado a memoria, credo 12 proposte culinarie differenti. Abbiamo anche quest'anno, avremo l'Holly Fan Fest che si terrà sabato pomeriggio, e abbiamo lanciato oggi una ennesima novità che sarà lo stand up comedy, che saranno degli spettacoli in orario aperitivo dalle 7 alle 8 di artisti che fanno cabaret, intrattenimento, per cercare di rendere ancora più ampia l'offerta e più variegata, perché il nostro concetto è sì quello di una manifestazione dove ha la musica nel suo punto forte,
ma è fruibile da chiunque, anche chi non è appassionato, perché può mangiare, può venire a bere una birra, può vedere uno spettacolo, fare due acquisti, insomma è un grande villaggio dove fondamentalmente fare aggregazione. Bella questa cosa, bellissima. Anche se non è in centro per le botteghe. No, ma noi con loro, noi con loro collaboriamo perché loro sono presenti sempre ai nostri giovedì nella parte dedicata al volontariato, per cui abbiamo fatto tante iniziative insieme. C'è la sovrapposizione solo del 4. C'è la sovrapposizione solo del 4, per cui vedremo. Ci sarà. Troviamo un modo, ma mandiamo le persone a mangiare l'arco bocconcino, poi le spostiamo. No, vabbè, ma secondo me l'arco bocconcino si riempie di suo perché è piccolo. Cioè là siete veramente in tanti, per cui... Cioè, ma questa cosa della sovrapposizione, tra l'altro, è sentita, perché io ho parlato in queste sere con altri organizzatori, per esempio con quelli del Porta Aperte Festival, e anche loro, insomma, nel momento in cui decidono di organizzare, devono vedere qual è lo spazio libero, perché si rischia veramente di andare a sovrapporsi a qualche altra manifestazione, quindi poi si creano, insomma, problemi. In realtà noi collaboriamo anche con il Porta Aperte Festival, tant'è che la serata di sabato del Porta Aperte Festival a Porta il 29 ci sarà il concerto di Rancore, che sarà la preview del Tanta Roba Festival. Lo scorso anno c'era stata concomitanza con la festa del torneo, è andata a finire che abbiamo organizzato delle navette che portassero prima Parco Po, arrivassero a Porta Mosa e poi riportassero alle colonie padane. Comunque c'è un'attenzione nella collaborazione. Certo. No, tra l'altro poi questa manifestazione, io adesso così leggendo, dovrei frequentare più spesso, perché ci sono appunto tantissima musica, anche molto giovane, e ogni tanto, Marchi, bisogna ripassare un po', perché si resta un po' indietro. Infatti vedo che tra l'altro ci sarà tra gli ospiti la regina della tra italiana, Chadia Rodriguez. E ho visto poi un video, perché mi ha incuriosito, ho detto, ah però è interessante, Chadia Rodriguez, sì, bello questa cosa, bisogna... Ammetto che anch'io mi faccio dare corsi di recupero, perché questa è per più giovani. Lo so, però esatto, io ormai ho fatto... Per i molto giovani. Io sono più all'altezza, Motta va bene, poi il resto un po' a scalare, faccio fatica anch'io. Mamma mia ragazzi. Per fortuna ci sono persone più competenti di me dal punto di vista musicale. Allora buttiamoci sulla cucina, dove lì tentiamo di essere un po' tutti competenti, ma non sui piatti tipici latinoamericani. Allora, Sol Capasso, per tornare alla Fiestas de Verano, ricordo che verano significa estate, così lesson number one. Bravo. Ecco. Allora, dunque lì alla festa, alla vostra festa latina, è possibile appunto assaggiare tutta una serie di specialità latinoamericane. E i nomi, io a parte l'assado argentino, sugli altri ho qualche difficoltà. Me li vuoi ricordare tu? Allora, variano di festa in festa. Per questa domenica abbiamo un piatto misto cubano, che è composto da un po' di carne, un po' di yuca, un po' di altre cose, di platano fritto. Poi presenteremo anche un'altra novità, che sono i nachos, però con mango, una insalatina di pomodoro. E avremo anche un pollo fatto con cocco, con contorno di riso, e beh, come sempre ci sarà l'assado, ci sarà il mojito, caipirinha, questo no, non può e mancare. E quelli fanno sempre molta atmosfera estiva, no? Esatto, sì, devo dire che attirano molto, certo. Insomma, quindi grande ovviamente occasione per conoscere meglio i paesi latinoamericani, per conoscere meglio la cucina, la cultura, la musica. Tra l'altro io ricordo che l'associazione latinoamericana, certo, non è solo questa festa, diciamo, estiva, ma ovviamente Bravo. Porta avanti tutta una serie di iniziative, di corsi, c'è il Coro Vos Latina, c'è il collettivo artistico. Ci sono tantissime attività e devo dire che una gran parte del finanziamento di tutte queste attività che si svolgono nel lungo dell'anno provengono dalle feste. Quindi è anche l'occasione di incontrarci, ma è anche l'occasione di raccogliere questi fondi che ci permettono appunto di fare il festival di cinema, la rassegna dei concerti di musica antica, il festival neonato del vecchio ospedale. Quindi anche questo è lo scopo delle feste, e questo grazie ovviamente a tutti i volontari, che servono più o meno una ventina ogni festa minimo,
e grazie al loro lavoro si riesce a realizzare. Quindi certo, non solo le feste, ma tutta l'associazione. Si può anche ballare alla festa latina? Si può, dobbiamo controllare un po'. Però ok, si può, ma non si può dire, questa è la traduzione. Si può. Ok, va bene, questa la cancelliamo poi. Va bene, no, grazie. Allora, attenzione, ultima riflessione. Intanto volevo parlare ancora dei giovedì d'estate, perché appunto dal 4 luglio poi partono ogni giovedì, 4, 11, 18 e 25 luglio. Quest'anno quali sono le novità, Marchese? Ma ogni giovedì ha un tema. Quest'anno abbiamo introdotto qualche tema nuovo. Comunque il 4, il tema sono i kids, i bambini. L'11 il benessere, il 18 i pets, gli animali, e il 25 l'ambiente. Durante questi giovedì, per dire il 18, nella serata degli animali ci sarà la dance dog e ci sarà anche qualche manifestazione di obedience degli animali. Il 25, nella serata dell'ambiente, riproponiamo le fontane danzanti sponsorizzate da Padagnacque, però quest'anno in Piazza del Duomo, non in Piazza Stradivari, per cui in una cornice bellissima. Prestigiosa, certo. E invece in Piazza Stradivari abbiamo il tennis in carrozzella quella sera. Quindi un'offerta un po' per tutti, anche per noi. E cerchiamo di coinvolgere il più possibile tutte quelle che possono essere iniziative a Cremona. Quest'anno la cattedrale si aprirà durante i giovedì d'estate con dei concerti d'organo. Prima volta in assoluto. Quindi collaborazione anche con la cattedrale. E poi in cortile Federico II saranno presentati i libri, ci sarà il Summer Festival organizzato dalla Camera di Commercio e penso in questo modo di avervi detto un po' tutto. Le immagini che abbiamo visto si riferiscono a una delle serate dello scorso anno, quella dedicata allo sport, presumo. Quest'anno c'è una novità, lo sport non ha una serata. Allo sport sempre? Sport sempre distribuito in tutta la città. Perché abbiamo pensato che circoscrivere una sola serata era veramente troppo poco. Quindi quest'anno animerà Cremona, ci sarà l'area dei bambini giardini, tutti i giovedì ci sarà qualcosa legato allo sport. Dobbiamo chiudere, un'ultima riflessione ai nostri tre ospiti. Prima è stata, diciamo così, accennata l'impegno degli organizzatori, anche grazie ai tanti volontari, l'impegno degli organizzatori per poter arrivare a questi obiettivi che vi abbiamo illustrato questa sera, insomma, è veramente tanto. Sol Capasso. Bene, devo dire che sì, devo confermare, ma ci fa molto piacere perché vediamo che si creano delle occasioni molto belle di intercambio e quindi questo ci fa andare avanti sempre. Marchesi? Ma io devo dire che ci sono delle squadre che lavorano tantissimo perché si possano realizzare queste cose. Perché, vabbè, noi siamo i presidenti, ma quelli che realizzano e che lavorano veramente sono dietro le quinte e lavorano tanto. E poi Medagliani, beh, insomma, voi veramente poi così complesso, articolato, quindi ancora... Sì, noi abbiamo un vantaggio di essere veramente tantissimi. Tipo? Più di 100. Ah, beh. Di 100. Prestatene qualcuno. Ma quando ci sono. Io vado spesso a grigliare quando Cremona scuote il cuore. Giusto. Io sono un presidente operaio. Ci hanno aiutato a vendere le magliette, abbiamo sempre collaborato. Ci si presta anche i volontari tra le varie associazioni. C'è un mutuo soccorso perché si sa la difficoltà e l'impegno che ci si mette, un po' di mutuo soccorso fa sicuramente bene a chi organizza e soprattutto a chi poi fruisce di tutto. Ed è molto bella questa collaborazione tra le varie associazioni con l'obiettivo appunto da un certo punto di vista di raccogliere poi proventi da devolvere in beneficenza e dall'altro di rendere sempre più bella e magica Cremona. Sì, diciamo che i nostri sono eventi gratuiti, per cui ogni tanto inventiamo qualche evento di raccolta fondi. Però i giovedì e la Strada DJ già fanno fatica a sostenersi da soli, perché nessuno paga per venire e fruisce di questo spettacolo. Certo. E di queste manifestazioni. Benissimo, allora ci ha fatto piacere così fare questo ripasso, annunciare gli eventi che caratterizzano le prossime settimane di questa estate 2019. Grazie a Eugenio Marchesi, presidente delle botteghe del centro di Cremona. Grazie a Sol Capasso, presidente dell'Associazione Latinoamericana di Cremona. E grazie naturalmente anche a Federico Medagliani, presidente dell'Associazione Amici di Roby. Allora, grazie a voi, buon divertimento con le vostre feste e naturalmente buona estate a voi e a tutti coloro che ci seguono da casa. Arrivederci, buona estate.